allora andiamo di nuovo sulla partita di prima categoria tra il Borgo Grecanico e la Deliese. Insieme a noi il direttore De Giorgio della Deliese. Buonasera direttore, ben trovato qui su Stadio Radio. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E allora, prima in cronaca, insomma, abbiamo saputo che c'era stato una sospensione. Abbiamo parlato prima con mister Cormaci, il quale ha detto c'è stata una doppia espulsione, ma poi è tutto rientrato. Sì, tutto sì. Ok, ecco, sono screzi che capitano in campo. Sì, diciamo che non è andata proprio così, però diciamo che sia andata così, dai. Così chiudiamo questa partita, perché tanto ormai l'arbitro non scriverà nulla di tutto quello che è successo, quindi le mie parole, se possono essere anche non considerate vere o meno, anche se questa volta probabilmente abbiamo qualche speranza in più che le nostre verità vengano fuori, perché ci sono delle immagini televisive che possono testimoniare l'accaduto. In ogni caso, niente, l'arbitro ha sospeso la partita perché c'è stata una baruffa fra due giocatori, che poi si stava scatenando in una baruffa molto più grande, per fortuna si è data da entrambe le parti, da entrambe le società, causata da un fallo di reazione da parte di un loro calciatore. E poi purtroppo c'è stato un altro episodio sgradevole, è arrivata una accendina in campo che ha colpito il nostro calciatore. Però il signor arbitro ha ritenuto che questo accendino non fosse arrivato nella testa del calciatore, ma l'ha raccolto da terra, asserendo che lui l'ha visto per terra e non ha visto che l'accendino colpiva il nostro calciatore. E da solo, quindi possiamo anche capire che, non essendo aiutato dai guardalini, non sempre aiutato da nessuno, anche per lui è difficile valutare certe situazioni. Un pomeriggio complicato, insomma. Se invece dovessimo parlare di questioni tecniche, forse oggi era l'ultima occasione a rientrare alla corsa del primo posto? Lo so, purtroppo noi abbiamo fatto una bella prestazione, non supportata da risultati, quindi dai punti. E questa è la cosa che ci dispiace di più. Oggi siamo andati a merito rimaneggiati, perché avevamo quattro assenze e più una in panchina, cinque assenze di rilievo. Nonostante tutto ce la siamo giocata alla pari con il Borgo Grecanico, che è una signora squadra. Purtroppo gli episodi per l'ennesima volta si sono dati conto. Fra le decisioni arbitrali un pochettino discutibili, sempre vi rimando alle immagini televisive che sono lì a testimoniare quello che dico, se dico la verità o meno. E fra un pochettino di sfortuna, che quella è dall'inizio dell'anno che ci sta accompagnando, il risultato purtroppo è stato negativo per noi. Adesso è difficile, nonostante, voglio dire, noi ci crediamo ancora, perché stiamo intervenendo sul mercato in modo massiccio. Inseriremo sicuramente, abbiamo già inserito due calciatori che ci hanno già dato l'ok, lunedì diventeranno ufficiali, e poi stiamo adottando altri due calciatori, quindi cercheremo di inserire altri quattro uomini in questa compagine per essere competitivi almeno per il primo posto, perché adesso il Borgo Grecanico sembra che abbia preso il largo, però per le posizioni di rincalzo speriamo di essere lì.